I controlli dal cielo sono arrivati anche a Cortemaggiore. La Polizia Municipale dell'Unione Bassa Valdarda e Fiume Po si è attrezzata con i droni per sorvolare dall'alto i paesi e controllare l'osservanza delle norme anticontagio. Far rispettare i decreti e le ordinanze governative e regionali è un lavoro duro, ha spiegato il presidente Gabriele Girometta e il sindaco di Cortemaggiore. Dobbiamo far capire alla gente che è fondamentale stare in casa e ricordo ci si deve muovere solo in caso di estrema necessità. Un'attività svolta assieme alle altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Fondamentale appunto per contenere questa pandemia è lo stare in casa. I veicoli controllati sono stati circa 300, una decina le persone sanzionate sia per violazioni al DPCM sia per violazioni ordinarie. In questa settimana, come le settimane precedenti, i controlli sono stati molteplici, sono stati costanti nelle fasce alle 12 ore di tutti i giorni. Da domenica è attivo anche un servizio di controllo con il drone. I cittadini sono stati più o meno attenti, qualcuno ha pensato che i buoni risultati che stanno arrivando fosse una sorta di libera tutti, stiamo ancora a casa, sacrifichiamoci ancora perché dobbiamo sconfiggere questo virus. Si avvicina il weekend pasquale, ricordo che le limitazioni saranno in essere anche questo weekend. Non costringetemi a fare intervenire le forze dell'ordine in situazioni di irregolarità.